Sia lodato Gesù Cristo, carissimi amici, con la Vergine dell'Eucarestia voglio salutare in primis tutti i nostri giovani e bambini che si stanno veramente adoperando alla grande perché la Madonna sia lodata, benedetta, ringraziata. Sono sicura con tutto il mio piccolo cuore che la Madonna sorride molto su tutte le preghiere di questi giovani e bambini. Voglio salutare i sacerdoti presenti, sia in Zoom che in YouTube, ma anche quelli che ascolteranno nei prossimi giorni la meditazione di questa sera. Voglio stringere al mio cuore tanto le nostre sorelle, tutti i conventi che ci seguono, vorrei con un abbraccio grande farle sentire veramente spose di Cristo. Noi abbiamo un grande, grandissimo Signore con noi, che è il nostro sposo. Dunque rallegriamoci anche se è un momento per gli amici molto triste. Allora, in questi giorni è sempre più forte, no? La voce di quelli che mettono a morte con l'arte del giudizio qualsiasi fatto sociale, sulla guerra, sulla Chiesa, sul Papa, e un continuo, no? Dire, parlare che purtroppo tutto questo, come dire, porta ad ampliare la confusione e spesso le anime tiepide si ritrovano trascinate nelle congetture che vanno a vantaggio, no, di chi vuole portare avanti una certa ideologia, un movimento, un'azione particolare che certamente non è quella della speranza cristiana. È chiaro a tutti ormai, no, cari fratelli, che la società sta andando a rotoli e la Chiesa sta attraversando questo grande, forte processo di purificazione. Ma ci chiediamo da cristiani, chi pensa a come porre rimedio? Quale azione intraprendere, per esempio? Come salvare la Chiesa di Cristo? Normalmente quando abbiamo un problema, no? Nelle nostre famiglie cosa accade? Cioè non si tende solo a dialogare, ma anche a cercare una soluzione, ecco, agire per poter risolvere una determinata situazione. Ossia, no? Si pensa come riparare quel problema, quel danno fatto. Insomma, si cercano dei rimedi in poche parole. Allora, nonostante l'umanità sia ingrata e lontana da Dio, noi sappiamo, ormai abbiamo imparato a capire che il Signore invia la Madonna per salvare la Chiesa, ma non solo, anche la società. Non però, cari amici, con battaglie, con guerre, ma con la potente arma della preghiera e soprattutto della riparazione. Si dice la Madonna il 23 maggio 95: la vostra Signora dell'Ulivo non muoverà battaglie, non farà tremare, ma con amore vorrà portare solo ed esclusivamente a Gesù. Quindi abbiamo capito che non occorrono tante parole, ma soprattutto neppure tanti proclami dal pulpito, ma azione, preghiera, riparazione, questo lo dico anche ai tanti sacerdoti in ascolto, e il resto lo farà la Madonna. Non è più tempo di pensare o dire se il Papa è Papa, se ha risposto o non ha risposto, se ha detto giusto o sbagliato. Fino a prova contraria, Gesù è ancora presente nella Chiesa con la sua Santissima Eucaristia. Di certo sono sempre valide le sue parole. Le porte degli inferi non prevarranno. Dunque, ci crediamo ancora o no, cari amici, in queste parole del Vangelo? Crediamo ancora in Gesù Cristo oppure il nostro Dio e il mondo, il pensiero secolare? Dopo che ognuno ha risposto, no? Nel proprio cuore, senza consultazioni varie, è possibile passare all'azione del fare?
Dice la Madonna il 23 aprile 2005, ho tante pecore che devo richiamare, potrete aiutarmi? A Mandure la Madonna, con i suoi messaggi, con cui ha puntato una bandiera contro l'azione nefasta del demonio, vuole salvare il mondo con i focolari di preghiera, entro cui ristabilisce la Madonna il dialogo. Solo chi non ha ancora capito si ostina a non volerli attivare, questi focolari. Dice: non solo il dialogo ristabilisce la stima tra i membri, che è importantissimo. Pensate di nuovo ad una stima tra marito e moglie, tra i genitori e i figli, questo rapporto ormai malsano che si è creato nelle ultime generazioni, lo sentiamo, lo capiamo, lo sfioriamo, figli che sembrano genitori, genitori che sembrano figli, compagni dei figli e meno genitori. E quindi ci dice la Madonna, l'amore tra tutti questi membri della famiglia, no? E da lì che dobbiamo ricominciare. Da dove il demonio giustamente ha cominciato a fare guai. E attraverso i litigi a fare guai, e la divisione, e l'incomprensione, e le separazioni, eccetera. Dice la Madonna il 23 ottobre 2004, desidero che voi apparteniate totalmente a mio figlio, per questo è necessario che mettiate ordine nella vostra spiritualità. Che parole meravigliose. Poi dice: i miei focolari sono un dono d'amore all'umanità ferita dall'odio della divisione. Allora capiamo che il primo rimedio, ancora prima delle lacrime, dell'olio, delle guarigioni, ascolteremo tra poco anche guarigioni appena accadute, pochi giorni fa e non tantissimo tempo fa, che la Madonna però attraverso il focolare proclama la vittoria della famiglia, la dignità della Chiesa ristabilita finalmente, perché se la famiglia attaccata ricomincia dal suo asset dignitario, donatogli da Dio Altissimo, allora siamo certi che abbiamo buona semente e speranza, perché la Chiesa, non dico subito di oggi, ma di domani, ma appena domani, possa già germogliare virtuti di santità e di grazia. E voglio anche approfittare col dire che c'è una certa parte, diciamo, non di Chiesa solo, è cattolica, una certa parte che tutti i giorni dice: ah, ma questi mariani, questi stronzi dell'ultima ora. Io vorrei ricordare a questa gentaglia che si proclama o cristiana o religiosa, che i mariani sono quelli che vengono poco poco dopo i cristiani, cioè neppure si sono accorti di essere cristiani, che erano già mariani, perché sotto la croce, quando sono scappati tutti quanti, c'era la Madonna. Quindi i mariani nascono sotto quella croce con una forte ascendenza soprannaturale. Quindi per forza siamo mariani, siamo figli della madre a cui Dio destina la più grande gloria non solo della Chiesa ma anche dell'umanità. Quindi a voi da piangere, a dirci che accade tutto quello che accade, succede il peggio, San Paolo dice addirittura che fomentiamo e creiamo il male che neppure vorremmo fare. Allora la Madonna dice: figli miei, perché allora io appaio nel mondo? Perché da quel momento in cui sotto la croce Gesù mi dichiara madre, mi solennizza corredentrice del mondo, coadiuvantes, e poi in più non giudice ma avvocatessa delle cause, tra cui anche le perse. E quindi guardiamo un po' se dobbiamo star qui a ragionare se siamo cristiani, se siamo mariani, ma noi siamo e vogliamo rimanere nel cuore autentico di Cristo che è Gesù Caristia. La Madonna Manduria altro non proclama, altro non declama, altro che non suggerisce la centralità di Cristo
In primis nel corpo mistico che ha completamente defenestrato il suo principe di gloria, in secondis a tutti quelli che nel mondo che strizzano l'occhio a varie religioni e pseudo-spiritualità, che il mondo non si salva con la propria volontà, ma si salva per un'azione di Cristo nel momento in cui Gesù vede che il mondo gli risponde. Se il mondo non gli risponde, Gesù lo lascia nelle acque torbide fino a che, come già sperimentato i nostri antichi padri, non solo navighiamo in acque terribili, ma ci tocca pure perderci nel deserto. E in questi giorni, ma non ultimi, ormai sono diversi decenni, penso che di acqua stagnante, di mare gelido, di caldo afoso e di sordità completa e cecità ne abbiamo fin sopra i capelli. Quindi vorremmo far tornare il clima di maggio, il clima di settembre, che vuol dire quel clima bellissimo di spirito in cui non dobbiamo più soffocare per causa di un mondo che arranca solo perché vive di denaro, vive in continuazione come dire, fatemi passare questa cosa, dei fotti fotti verso il suo prossimo, quindi iniziare la mattina correndo specularmente, perché alla fine della giornata io poi devo dormire, ma non troppo, perché poi devo ricominciare a rifare le stesse cose. Ma noi non siamo animali, noi siamo persone, siamo anime, mente, cuore, spiriti che sono destinati alle altezze della regalità di Cristo. Quindi oggi in particolar modo, stanotte è morto il mio pappagallino e magari qualcuno potrà ridere, ma noi stiamo piangendo questa creaturina bellissima, meravigliosa. Io l'ho cresciuta da piccolina che era ancora nel nido. E ha imparato a volare, a fare tutto, e per me era una bambina. Non so, sono appena tornata dall'estero, il diavolo me la fa pagare, perché sono le piccole cose della vita, questi animaletti meravigliosi che intorno a me ricreano la vita anche di Dio, no? Però io sono grata al Signore, nonostante questa morte improvvisa, di avere visto attraverso questa creaturina che altro non dava che tutto il suo totale amore. Noi che gli diamo al mondo? Niente. Queste creature ti sono vicine, non hanno nulla, ma ti danno tutto. Dunque, nella vita anche delle creature che Dio pone al nostro fianco, di fronte, intorno a noi, vediamo la meraviglia dell'amore di Dio, cioè tutto quanto è stato realizzato per la nostra gioia. Dunque io la piango la mia povera Maya, che era una creaturina bellissima, insieme al mio Neve mi hanno sempre fatto compagnia e mi fanno. Sono certa che lei nell'arcobaleno è ritornata nella forma creaturale di Dio, perché tutto in Dio ritorna e si compie. Allora, carissimi, io mi voglio soffermare questa sera per dire insieme alla Madonna e capire cosa la Madonna intende fare focolari di preghiera, accogliere la sua immagine. Mi fate tante domande, allora io penso di dirvi questo, che vuol dire tre cose. Focolari vuol dire fuoco, non focolai, attenzione che sono di guerra. E certamente l'immagine di Dio, la parola, no? Quello che poi ascoltiamo anche con i messaggi, vuol dire fuoco, che è espressione di potenza, la potenza che sana di Dio, che entra nelle case. Focolari vuol dire altare, dove Dio brucia il sacrificio delle anime che vi appartengono, si consacrano. Queste creature diventano altare, no? Non soltanto pregando, ma, come dire, perché si abbandonano a Dio, che è Lui il vero agnello su cui si sacrifica, cioè la nostra vita diventa la sua messa. E allora, cari amici, queste creature
che diventano altare sono consapevoli delle loro fragilità, mancanze, ma che sono però certe di essere amate e si offrono come altare, appunto, per compiere quello che il Signore vuole ogni giorno per noi, senza inventarci storie diverse. Chi inizia la mattina con un segno di croce e affronta la vita con semplicità, con un pizzico di coraggio, è un altare vivente per il Signore. Questo vuole il Signore da noi, che siamo creature disponibili, non ci spaventino quindi questi termini, no? Che molti possono avere. Possono identificarli con un sapore di tristezza, cioè vittima, altare. Invece no, cari amici, è la realtà, cioè dolore e sofferenza sono il contrario di essere vittime e di essere altare, proprio l'esatto contrario, perché l'altare può essere una cosa bellissima, su cui noi possiamo vedere tutta la gloria di Dio, ma non per forza dobbiamo pensare che essere altare, nido al cuore di Gesù, voglia significare dover soffrire tutte le pene del mondo. In fondo bastano quelle che il mondo stesso ci dà. Quindi, amici, le anime che soffrono e lo fanno con gioia, no? Sono onorate di soffrire, ma non perché adorano o invogliano Dio a farle penetrare nel sacrificio del dolore, ma lo ringraziano, gli dicono: Signore, se tu vuoi questo, sia fatta la tua volontà. Quindi partecipano a Gesù in questa forma di restaurazione del mondo e voglia gridare che il piccolo resto, non il piccolo resto, il piccolo resto lo ha già dichiarato la Madonna già nel 1996, a fronte di 300, 400, 500 anni di apparizioni vere. Il piccolo resto della Madonna è tutta quella parte restante di Chiesa che ha tutte le lingue e ritrova in Gesù Cristo, nel Papa e nella Chiesa, al di là delle pecche, delle discutibili forme con cui la Chiesa, lo stesso Papa o anche i cardinali con il Papa in discussione potrebbero far fuorviarla questa Chiesa, ma noi crediamo in Gesù Cristo e nello Spirito Santo, e lo Spirito Santo, lo sappiamo, agisce in prima persona nella Chiesa. Quindi nel momento in cui noi siamo cristiani non possiamo non essere cattolici, proprio in questo. Quindi tutto quello che ne viene come deriva, non appartiene alla volontà della Madonna. Non fatevi infinocchiare da false dottrine, false ideologie che vengono millantate. Io stessa nel mio paese, a Manduria, dalla diocesi, sono ritenuta un non so neppure più cosa, ma certamente un avanzo, un qualche cosa che non serve, da ripudiare, da ricacciare. Ma non per questo, ahimè, purché io sia così considerata, io debba rivolgermi alla mia madre Chiesa con lo stesso deleterio impropero con cui loro stessi fanno vittima a me. Allora, se io sono vera figlia della Chiesa, dico: ok, va bene. Tu Chiesa dici che io sia il peggio del peggio del peggio, se voi lo dite io lo accetto per amore del mio Signore Gesù Cristo e ne morirò di questo, ma fatemi dire che io invece al contrario, cari fratelli, cari pastori, io vi amo perdutamente proprio in nome delle piaghe di nostro Signore. E allora, cari amici, la sofferenza che è questa, portare la Chiesa nel proprio grembo, partorirla alla grazia, vuol dire avere un esercito di anime che, nonostante tutto remi contrario, si creda e si attui la riparazione nella propria vita a favore del Papa e della Chiesa, come diceva Don Bosco, perché se il Papa dicesse il Piemonte va a fuoco, io stesso, dice Don Bosco, direi ai piemontesi il Papa ha detto giusto. Questo non vuol dire che se il Papa,
dice qualche cosa di contrario, comunque lo devo assolutamente accettare, ma dobbiamo capire che in qualità di sommo pontefice il Papa rappresenta il corpo mistico di Cristo e quindi io non posso esimermi dall'essere contraria. Tutto quello che rima contrario non può venire dal Signore, è semplice, viene dal demonio che intende continuare a separare quello che è, come dire, l'azione di grazia nelle membra stesse, tra cui anche la stessa divisione tra chiese e sorelle. Quindi, cari amici, allora la sofferenza è gioia perché permette di riportare all'ovile tante pecore disperse, anche quelle che non sono credenti, che in questi giorni pensano e si perdono nei problemi del mondo. Se diventiamo anime eucaristiche, ecco, e realizziamo questi benedetti focolari della riparazione, possiamo usarli come arma per salvare l'Italia, perché l'Italia, lo sappiamo, ormai sta per essere perduta totalmente. Con questi focolari la Madonna già sta facendo grandi miracoli, perché una famiglia in procinto di dividersi e si salva attraverso la preghiera dei suoi bambini e della famiglia unita è già un miracolo importante, anche se lo sottovalutiamo, cioè lo Stato dovrebbe ringraziare i focolari di preghiera perché sono un argine a quel fenomeno sociale che è la divisione e l'ulteriore dispendio sociale di tanti cittadini. Quindi, cari amici, molte parti del mondo sono piagate, lo vedete in queste ore. Se leggete bene i messaggi di Gesù, Gesù dice nel 2003, 2004, 2005, nell'arco di meno un ventennio, in meno di 20 anni, vedrete Israele andare a fuoco e lo vediamo in queste ore. Gesù non si sbaglia. Hanno detto che Manduria è falsa, ma se fosse stata falsa, queste parole, come altre parole, non si sarebbero verificate, non sarebbero venute. Occhio ai Balcani, appena i Balcani si incendieranno, vedremo realizzato quanto per tempo, già nel 2020, vi ho dato la scaletta quasi pressoché esatta di quello che sarà il fenomeno che precederà la grande guerra, che avanza, ma che per fortuna voi avete ascoltato, vi ho già detto diversi Zoom fa, la Madonna ha detto, venendo in una di queste ultime notti di mesi, ultimi, che grazie alla preghiera che nel mondo si sta realizzando, anche attraverso la diffusione della sua immagine, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli apostoli della Vergine Eucaristia sparsi nel mondo. La Madonna ha detto: Dio vi ha fatto questa grazia di spostare di un anno e mezzo, due, la guerra che sta avanzando. Questo non vuol dire che la guerra non verrà mai. A noi speriamo che non venga mai, però vedete come in queste ore purtroppo le cose avanzano, cioè si stanno allineando e posizionando secondo quello che è scritto nella sapienza rivelata del Dio vivente. Quando io avevo 18, 19, 20 anni e qualcosa in più, io non potevo scrivere da sola quelle cose. Voi potete capire che nessuna bambina di 18 anni, 19 anni, pensate, i vostri figli, i vostri nipoti, potevano pensare di scrivere cose del genere. Ma da dove potevano venire queste parole se non essere dettate direttamente da una fonte? Anche, come dire, l'ascolto poteva essere persino erroneo, ma non c'è una sola parola che non si stia realizzando. Allora, chi può salvare l'Italia se non gli italiani stessi? Chi può salvare il mondo se non i cittadini del mondo, cari amici? Insieme alla Vergine Eucaristia, ovviamente, che è venuta a Manduria, che è la stessa madre che è apparsa a Fatima, a Lourdes, a Schio, a Medjugorje, è uguale sotto altri titoli perché ha premura di rivelare alla Chiesa un qualche frammento
secondo il programma della salvezza, che, come dire, intinge dalla misericordia di Dio e nella rivelazione di Dio, perché siamo detti rispetto a quelle che sono la rivelazione anche del demonio. Allora, insieme alla Madonna, l'Italia, che è fatta di regioni, può proclamare l'attivazione di questi focolari di preghiera. Io approfitto col dire che molti stanno domandando: ma Deborah, se non lo apriamo, come farà quando verrà? Allora, noi inizieremo già da novembre nel Nord Italia. Ovviamente, cari amici, iniziate già adesso a aprire questi focolari nelle vostre famiglie. Dopodiché basterà semplicemente, rotare, ecco, questi focolari, e io vi prometto che farò questo sforzo proprio perché voglio portarvi la grazia della Vergine Eucaristia, confermarvi nella fede, spingervi, come dire, stare con voi, pregare con voi. Quindi adesso aspettiamo che i vostri focolari si accendano per bene, vedremo poi dove sarete posizionati nell'Italia, di modo da poter essere in grado di raggiungervi. Allora, cari amici, dice la Madonna, il 1 novembre 1994 e non l'altro ieri, dice: figlia mia, tanto il mio dolore per questa Italia, sede del vicario del mio figlio, dalla quale si dovrebbe emanare quella radiosa luce, simbolo per tutte le genti, che evidentemente luce non irradia più. Quindi non è che la Madonna in paradiso non sappiano come stiano le cose qua sotto, eh? E poi ancora dice il 23 ottobre 1997: figlio, tutto l'amore che egli mi ha dato nel cuore ha posto la mia solenne intenzione, che mio figlio, dice la Madonna, mi ha posto nel cuore questa intenzione, che soprattutto salvare l'Italia, poiché ha un ruolo decisivo per il trionfo del mio cuore immacolato. Allora, chi verrà in pellegrinaggio a Manduria o è già venuto, sa che è un deserto in tutti i sensi. Non ci sono grandi istituzioni, non abbiamo grandi soluzioni, non abbiamo grandi organizzazioni, però possiamo dire che questo luogo, proprio per la sua povertà, come dire, ricalca la potenza di Dio e favorisce la meditazione personale, quella che ormai si è perduta, quella che si perde dietro ai guru che vengono in Italia, oltre che all'estero, che parlano di tutto, fuorché di Gesù Cristo. Ecco, e come dire, anche quelle anime che hanno trovato l'incipit, no? L'interiore che li ha portati a prendere le situazioni in mano, affrontando i problemi con la grazia e l'amore che suggerisce la Madonna. Perché, cari amici, bastone e carota devono essere bene gestiti e non tutti hanno questo sano equilibrio. Chi ce l'ha vuol dire che è veramente nell'abbraccio della Madonna. E allora, cari amici, chi ci aiuterà contro questo sincretismo? Allora, focolari vuol dire la tradizione vissuta nel fulcro della famiglia. Lo Spirito Santo stesso creerà il nido per le anime eucaristiche all'interno di queste case. Anche se non avete più famiglia, cominciate da voi, da soli. Sarete un focolare insieme a Gesù e Maria. E allora, cari amici, che altro dirvi questa sera se non ringraziarvi per il semplice fatto di aver accettato di pregare? È vero, siamo online, ma siamo come una grande chiesa, siamo una famiglia, la stessa famiglia che piange quando c'è una sorella, un fratello che ha delle difficoltà. Ecco, io vorrei che questa sera sentiste il cuore della Vergine Eucaristia, che è un cuore pulsante per tutti voi, quindi i problemi vostri la Madonna li conosce. E quando voi mi scrivete, siete veramente tanti, no? Dalle vostre nazioni, sappiate che Deborah vi è stata regalata da Dio come vostra sorella. Ecco, madre è una parola importante, grossa, però
Attraverso e con l'aiuto della vostra preghiera mi sforzo di esserlo ogni giorno per ciascuno di voi. Quindi, se ci sono tra di voi persone che si sentono forse un po' inadeguate perché magari non sono in quella strada ancora giusta, hanno una famiglia, divisa, hanno ancora, come dire, un modus un po' traballante. Non vi sentite fuori dal cuore della Madonna. La Madonna lo sa che siete in difficoltà. Ungetevi con l'olio benedetto, pregate la corona delle sue lacrime. Lei ha promesso grandi grazie. Perché la Madonna non dovrebbe farvele? Basta che consideriate però di avere pazienza, perché tante volte, vedete, questi giorni. Ormai la morte si sente dappertutto, no? Sentiamo morte, guerre, distruzioni, tutto il peggio. Ecco, poi c'è chi anche si diverte a, come dire, fare eco del male, ma pochi fanno eco al bene. Ecco, io questa sera voglio fare eco al bene, all'amore di Dio, perché quando c'è una grazia non la vogliamo ascoltare. Fa più rumore il fatto di sapere guerre, anzi, c'è chi neppure ne parla più. Ecco, vedete come siamo arrivati al paradosso. Allora, come dobbiamo vivere? Sospesi su una nuvoletta d'argento o piangerci addosso tutto il giorno? No, cari amici, dobbiamo semplicemente essere sospesi nel cuore della Madonna, camminando con la grazia dei piedi per terra, che se Dio ci fa, ci mette alla prova, cioè ci fa vedere che la sofferenza è amara, dobbiamo sopportarla per amore suo. La Madonna, vedrete, vi darà tutta la forza. Ci sono questi giorni, abbiamo accompagnato anche fratelli e sorelle dall'altra parte. Allora non piangiamo più per loro, ma preghiamo perché il loro passaggio verso il regno dei cieli sia bello, meraviglioso, subito purificato senza tanta sofferenza. Allora io so che ci sono anche delle testimonianze e dopo pregherei i sacerdoti che io vedo che spesso si nascondono, spengono i monitor, non si fanno vedere. Ecco, alcuni hanno paura perché dice Deborah magari vede i nomi. Allora addirittura tolgono i nomi, pure scrivono My Apple, Oppo, My Samsung, va bene, ma io vi vedo lo stesso se ci siete, come vi vedo su YouTube, non pensate che uno schermo possa fermare la povera Deborah, lo so perché vi vedo semplicemente. Allora non vergognatevi della Madonna, perché un giorno Dio si vergognerà di voi e dirà e no. Figliolo mio, così non va. Allora poi prego almeno i sacerdoti che sono in Zoom di dare la loro benedizione, ma non tanto per fare uno show, quanto per dare ai vostri fratelli e sorelle che vi stanno ascoltando, che hanno bisogno, sono in crisi e vedono nei sacerdoti giustamente ancora il pastore che le conferma, che le benedice, le fa sentire nel recinto al sicuro, anche se siete dei peccatori peggiori, di questi figlioli che vi ascoltano, non vi preoccupate, la Madonna penserà a raddrizzare anche la vostra spalluccia. Quindi tranquilli, che se ci si mette tutti alla scuola della Madonna, un calcio nel sedere, una botta in testa, alla fine già raddrizziamo subito, subito. Meglio i calci del buon Dio che quelli del demonio, il gran caprone di questo mondo. Allora io vorrei concludere, scusate se vi ho annoiati questa sera, ma vi voglio tutti benedetti nel nome del Signore, ma anche forti, forti uomini e donne, bambini e ragazzi che siete in ascolto, senza paura. Dio non vuole dei codardi, ma dei cristiani fedeli. Sia lodato Gesù Cristo e ascoltiamo le testimonianze che ci avete portato questa sera. Sì, adesso ascolteremo con grande gioia una diretta testimonianza di una persona che è qui con noi presente al forum. E adesso puoi attivare l'audio, ok? Buonasera a tutti, mi chiamo Anna.
faccio il cammino con la Vergine dell'Eucarestia, già dal 2002 vado alla Celeste Verdura ogni 23 del mese. Questa sera voglio dare la mia testimonianza per dare gloria a Dio e per rendere grazie alla Vergine dell'Eucarestia di quanto ho operato in quest'ultimo periodo. Chiedo scusa se leggo, ma ho paura di essere tradita dall'emozione. Qualche mese fa mia figlia, la primogenita, non stava bene e doveva essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La data dell'intervento, per una serie di circostanze, è stata fissata in un giorno che a me è sembrato già voluto dal cielo, e cioè il giorno del nome santissimo di Maria, il 12 settembre, esattamente un mese fa. Il giorno dell'intervento, prima di entrare in sala operatoria, mia figlia si è affidata a Dio e si è unta con l'olio benedetto della Vergine dell'Eucaristia. Era serena. Io e l'altra figlia minore, intanto, attendevamo nel corridoio dell'ospedale pregando il rosario con in mano un'immagine della Vergine dell'Eucaristia per crearle attorno un muro di fuoco affinché in quella sala operatoria giungesse la presenza viva di Gesù a guidare le mani dei medici. Eravamo giunti già al terzo rosario, ma dopo oltre 4 ore di attesa, la stanchezza e i morsi della fame iniziavano a farsi sentire. Non era ancora mezzogiorno, ma ero fortemente tentata di sospendere per andare a prendere un caffè al bar. Sapevo però che se in quel momento mia figlia fosse uscita dalla sala operatoria, non l'avrei più rivista se non il giorno delle dimissioni. È stato proprio in quel momento in cui ho preso la decisione di non muovermi da quel posto che ho sentito una voce interiore che per ben 2 volte mi ha detto: in lacrime digiuna attendeva il figlio ritornare nella gloria. E di nuovo, per la seconda volta, in lacrime digiuna attendeva il figlio ritornare nella gloria. Avevo compreso così che la Madonna voleva la mia offerta e il mio sacrificio e che non mi muovessi da lì. Così abbiamo completato tutti i misteri del rosario e pregato l'Angelus. Intorno alle 13 mia figlia è uscita dalla sala operatoria ed è stata portata al reparto. Era sorridente, serena e ci siamo tranquillizzate. Quando è venuto il primario ci ha informate che, benché l'intervento fosse andato bene, aveva trovato una situazione estesa e non delle migliori. Abbiamo informato i parenti e Deborah della fine dell'intervento. Lei mi ha detto: Anna, stai tranquilla che è andato bene l'intervento. Poi tu ti puoi affidare anche ad altri. Io ti dico, ringrazia la Madonna. Dopo le parole di Deborah abbiamo lasciato il turbamento delle parole del medico e siamo state invase da una gioia grandissima ed una pace inspiegabile nel cuore. Ma non finisce qui. Erano circa le 15 e mia figlia minore, mentre andavamo a pranzare, mi confidava queste parole: mamma, lo sai, al termine del terzo rosario, per 2 volte, sono stata tentata di riempirmi la bocca di caramelle per colmare la voragine che avevo allo stomaco. Una voce interna, però, in 2 momenti distinti mi ha detto: in lacrime e digiuna attendeva che il figlio ritornasse nella gloria. Straordinario. Solo allora ho detto a mia figlia che anch'io avevo sentito in quello stesso momento le stesse parole. Voglio nuovamente ringraziare la Vergine dell'Eucarestia perché nelle prove è sempre vicina ai suoi figli. Il Signore non sempre ci toglie le croci, ma ci dona la grazia di alleviarne il peso, donandoci la sua presenza. La convalescenza di mia figlia ed il decorso saranno ancora lunghi, ma abbiamo fiducia nella Vergine dell'Eucaristia. Voglio ringraziare anche Deborah perché si fa strumento umile nelle mani di Dio e, come sta scritto sui libri della Sapienza rivelata del Dio vivente, lei è il prolungamento dell'amore di Dio. Gloria a Dio e alla Santissima Vergine dell'Eucaristia. Grazie Gesù, grazie Maria. Oh,
Just